facoltà di agraria nasce 60 anni fa, il prossimo anno festeggeremo quello che a me piace chiamare il 20-20-20, cioè tre generazioni di ventenni che si sono succedute nella facoltà di agraria. A Cremona siamo presenti con il corso di tecnologie alimentari, corso molto ben qualificato, tanto qualificato che l'anno scorso siamo stati costretti a chiudere le iscrizioni perché il numero delle matricole aveva raggiunto la tollerabilità massima. Ho scelto la facoltà di agraria per continuare il percorso di studi che ho cominciato alle superiori, perché ho fatto agraria anche alle superiori. Nel territorio cremonese, comunque nella regione Lombardia, le aziende alimentari presenti che operano nel mercato sono molto numerose e offrono uno spunto professionale abbastanza rilevante, quindi penso che questa università possa darmi una marcia in più. Facciamo le nozioni di base, la matematica, la fisica, la chimica che servono, per poi avere un'introduzione alle tecnologie. Come si conservano gli alimenti, come si trasforma la materia prima in un alimento finito. E abbiamo anche poi una presenza in quella che è l'economia agroalimentare, i fatti finanziari, e un settore molto nuovo che è la logistica e la grande distribuzione. Prima di tutto abito qua in provincia, quindi mi accomoda vicino a casa, e in secondo luogo, essendo un po' magari un po' più piccola, si sente di meno la dispersione, il grande numero di studenti, sei un po' più seguito dai docenti. Abbiamo la fortuna appunto di fare molto laboratorio, abbiamo delle apparecchiature sofisticate che possiamo sfruttare perché veniamo formati per questa cosa. Questo ci prepara poi per il mondo del lavoro, perché va bene tante parole, però dopo bisogna veramente operare sul campo. Mi sono laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari e la laurea triennale l'ho fatta presso la sede di Cremona. Al termine, diciamo, di questo primo percorso ho sostenuto uno stage presso uno studio di consulenza alimentare. Di tuttora porto avanti una collaborazione con questo studio. Ho avuto la possibilità di fare tirocinio per la laurea presso il laboratorio dell'acqua potabile dell'AM di Cremona, e questa cosa qui è stata molto utile perché ti mette a contatto con la realtà del lavoro. Che cosa vuol dire fare un corso di tecnologie alimentari? Vuol dire essere inseriti in uno dei settori più produttivi del sistema industriale italiano. Io sono al terzo anno, dopo quest'anno penso di formarmi e cercare lavoro. Dopo mi piacerebbe molto andare ovviamente a lavorare in un'azienda alimentare. Spero di trovare lavoro in un'industria alimentare che nel Cremonese o comunque nelle zone limitrofe dovremmo avere abbastanza sbocchi lavorativi, o anche in un laboratorio.